Ragazzi, l'ho già fatto il Tomahawk, ma stavolta lo faccio sul keg. Keg che sto accendendo direttamente con la carbonella, direttamente dentro. Ho messo sotto tre accendifuoco ecologici e invece il mio Tomahawk, eccolo qua. Guardate che meraviglia, arriva dal Regno Unito, 21 giorni di frollatura sul, mi sembra, chilo, forse qualcosa di più? Sì, sul chilo e 100 più o meno. Chilo e 100, che come ce lo facciamo? Allora, l'ho tirato fuori dal frigo circa un'oretta fa, l'ho portato a temperatura ambiente dentro, adesso sono invece fuori, come potete vedere. Semplicemente grande giro di olio, poi sale, pepe e poi lo buttiamo sulla griglia rovente, diciamo 7 minuti per lato, 4, 3, 4, 3, alla vecchia maniera, lo lasciamo cuocere, poi lo facciamo riposare e poi ce lo mangiamo. Per cui niente in diretta, niente reverse searing, oggi diretta ad altissima temperatura e vediamo come va. Proviamo un po'. Allora, intanto prepariamolo magari. Lo vedete già qui. Vedete che merveilleuse. Ecco. Andiamo a mettere un girino di olio. Perché metto l'olio? Perché mi aiuta poi anche a far aderire meglio sale e pepe, ma anche e soprattutto perché è un ottimo conduttore di calore. E quindi io vado oggi a utilizzarmelo in questa maniera qua. Pulitina alle mani e adesso grande giro di sale. Ecco fatto. Ok. Di nuovo pulitina alle mani e veloce giro di pepe. Messo un bel po' da questa parte. Dare un po' più schiscio dall'altra. Pepe già macinato, lo so, lo so, lo so, lo so. Non ce l'ho da macinare, non ce l'ho. Non ce l'ho in grani. Quindi me lo tengo così. Adesso portiamo a temperatura il keg e poi ce la buttiamo su. Belli, belli, tranquilli, tranquilli. Olierò anche le griglie semplicemente perché il sale e il pepe asciugano la carne, quindi inevitabilmente avrò bisogno di una griglia bella oliata in modo tale che non si attacchi. Cerchiamo di fare dei grill marks come sempre a rombi. Vediamo che punto è qua la nostra carbonella. Aspettiamo ancora un po' e poi ci lanciamo nel magico mondo del keg. Allora, la mia brace è accesa, il mio tomahawk è qui, la griglia è oliata, la temperatura dentro è tipo inferno e adesso ce la facciamo andare così, 4 minuti, farà fumo ovviamente, un po' perché ho messo ad affumicare un po' di ciliegio e un po' perché ovviamente c'è del grasso e quindi servirà lo scioglimento e allora ci sarà tutto sto fumo. Se ne sono andati i primi 3 minuti e mezzo, adesso quindi giro di 90 gradi il mio tomahawk e lo lascio così ancora per 3 minuti e mezzo. Che faccetta! Ok, altri 3 minuti sono andati e adesso è il momento di girare la nostra tomahawk, che vedete che sta facendo fuoco e fiamme. Sì, esattamente come me l'aspettavo. Ultima giratina. Ovviamente ogni volta che apro parte il fuoco, ma è normale. E già che ci sono, vado a posizionare anche il mio termometro. E sono arrivato in fondo. Sono arrivato a 7 minuti per lato, 47 al centro. Ragazzi, io me la vado a togliere perché a me, lo sapete, non piace cottissima. Vedete due sonde, ma in realtà è collegata soltanto una, quindi togliamo una e togliamo due. Andiamo a vederci il nostro tomahawk come è venuto anche dall'altra parte. Allora, segnato, mi sembra segnato bene. Adesso lo faccio riposare per una decina di minuti, poi
sempre nella Isobox, e poi provo a tagliarlo, vediamo un po' com'è finita. Ed eccolo qui, il mio Tomahawk, guardate che bella faccia! Io sono rientrato perché si mangia dentro oggi, non male. E vedete che dentro è esattamente come me l'aspettavo. Per cui cotto bene, direi, bella reazione di Maillard sopra, c'è una bella crosticina. Ok, non è uniforme, devo migliorare da questo punto di vista. Adesso andiamo, come sempre, di assaggio, non prima di aver buttato sopra qualche... così. Fiocco di sale. Ragazzi, è spettacolare. E nel carbone ha un ottimo sapore. Complice anche quella nota così di affumicatura che gli ho dato col ciliegio. Devo dire veramente, veramente valido. Buona anche la qualità della carne, non credevo. Ben frullata, bella affumicatina, bella carboneggiante. info@bbcool.it, il Bornos via Derek su Instagram. E buon appetito a tutti!